Nessuno mette in dubbio che il ministro Tria non sia serio, quindi quello è inteso come cioè che un ministro serio appunto si occupa dei problemi delle aziende italiane, non era riferito a Tria, era un concetto più generale. Comunque adesso il punto è, domani se vuoi uscire una cosa che può essere simpatica, la metti come che nel Movimento 5 Stelle comunque è pronta una mega vendetta, cioè chi giura, lo metti come fronte parlamentare però, chi giura che se poi non dovessero all'ultimo uscire fuori i soldi per la cittadinanza, tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori una marea di gente del MEF. Non ce ne fregherà veramente niente, ci sarà veramente una cosa ai coltelli proprio, nel senso che, perché ormai abbiamo capito che Tria c'entra il giusto, c'entra relativamente. Ma qui il vero problema è che ci sono lì al Ministero dell'Economia una serie di persone che stanno lì da anni, da decenni, e che hanno in mano tutto il meccanismo e proteggono il solito sistema e quindi non ti fanno capire dove tutte le voci di bilancio nel dettaglio, in modo che si possa tagliare, perché non è accettabile che non si trovano 10 miliardi del cazzo, cioè non è che stiamo parlando di 200 miliardi, stiamo parlando di 10 miliardi, quindi una manovra di 20-30 miliardi la fanno tutti i governi, quindi non è niente di straordinario. Il fatto che c'è questa resistenza fa capire che c'è qualcosa che non va, e quindi se per caso noi crediamo che tutto andrà liscio, ma se per caso dovesse venire fuori che all'ultimo ci dicono i soldi non li abbiamo trovati, dopodiché, nel 2019 ci dedicheremo soltanto, ci concentreremo a far fuori tutti questi pezzi di merda del MEF.